Buon pomeriggio a tutti, bentrovati nei nostri studi. Ricomincia per una nuova stagione il buon pomeriggio di Teleradio Pace. Sarà un modo per passare insieme a voi un'ora del nostro pomeriggio e parleremo di tanti argomenti sulla cronaca, su approfondimenti, cultura e quant'altro. Iniziamo parlando di sanità quest'oggi con due ospiti in studio che ci hanno raggiunto nei nostri studi di Corso Millo. Siamo con la dottoressa Maria Paola Ferraccioli, che responsabile della struttura complessa igiene e sanità pubblica. Buon pomeriggio. Grazie. E siamo con Barbara Di Marco, che è la responsabile del primo livello dello screening colorretto. Buon pomeriggio. Buongiorno. E parleremo proprio di questo, dello screening che la ASL sta portando avanti da un po' di tempo. Iniziamo con la dottoressa Ferraccioli. Dal 2009 si sta portando avanti. Dal 2009 al 2009 era a un livello abbastanza contenuto, nel senso che abbiamo cominciato invitando i cittadini di Chiavari e poi dal 2010 in maniera estesa a tutta l'ASL. Di che cosa si tratta? Si tratta di... Tanto, interrompo perché mi sono dimenticato, diamo la possibilità anche da casa di fare le domande per capire, certo, se ci sono informazioni che comunque possono essere utili per i nostri telespettatori. Abbiamo il canale WhatsApp aperto, numero 320 3856 000, lo vedete anche in sovraimpressione. Abbiamo anche la nostra pagina Facebook del Buon Pomeriggio, attraverso cui contattarci per porre i quesiti. Allora, con lo screening del colon retto ha come scopo la diagnosi precoce dei tumori del colon retto. Sono tumori molto frequenti, nel senso che sono i secondi a livello di tutta la popolazione. Allora, nella donna il primo è quello del mammario, nell'uomo il primo è quello della prostata, poi il polmone e poi quelli del colon retto. Comunque è una patologia abbastanza diffusa. È una patologia abbastanza diffusa e soprattutto l'obiettivo, il fine dello screening è quello di riscontrare lesioni precancerose, quindi quando non è ancora un cancro, perché l'evoluzione naturale di questa malattia è che da una lesione precancerosa, i cosiddetti polipi, in 5-7 anni si arriva spesso a una lesione di tipo canceroso. Quindi il polipo spesso dà del sangue che non appare nelle feci, quindi è per questo che si parla di ricerca di sangue occulto nelle feci, e quindi con spessissimo solamente attraverso la colonscopia si ha una guarigione completa senza nessun altro. È importante intervenire presto, quindi. Esatto, sì. Quindi, ecco, dal 2009 sono partite delle lettere che arrivano a casa, sì. Non so se... Esatto. La dottoressa, sì. La popolazione di riferimento sono tutte le persone, uomini e donne, dai 50 ai 69 anni. Ogni due anni vengono invitati con una lettera, poi ne parlerà la dottoressa Barbara Di Marco. E la nostra popolazione di riferimento è di circa 40.000 persone, quindi inviamo queste lettere ogni anno circa 20.000 persone. Ogni anno si aggiunge una fascia di età che prima, esatto, era esclusa, esatto. Si è partito dal... Ad oggi ne esce qualcuno e ne entra qualcuno. Ad oggi si ha un numero di quante lettere sono state inviate? Ogni anno circa 20.000, okay. Perché poi la popolazione è sempre più o meno la stessa, insomma, non siamo ancora in una, ecco, fascia di età. Vediamo la lettera che arriva, quindi così almeno, sì, non bisogna spaventarsi, di solito quando arrivano queste lettere a casa. No, assolutamente, anzi ribadiamo che è una bella occasione, assolutamente le persone dovrebbero aderire, il percorso è totalmente gratuito, sia a partire dalla nostra lettera, dal nostro invito, sia tutti gli esami che succedono a questo esame. Dunque, in questa lettera è indicata la data di consegna della provetta e volevo ricordare che questa è una data fittizia, indicativa, che le persone possono consegnare la provetta in una data qualsiasi, anche differente da quella indicata. Bisogna prima andare a ritirare la provetta. Cioè la provetta arriva a casa, arriva a casa. Il kit viene spedito nella busta con le istruzioni di come eseguire correttamente il campionamento, diciamo, del materiale fecale. La provetta l'ho portata. È questa, semplicemente bisogna, si apre con la spatolina all'interno, bisogna aver cura di pungere il materiale fecale in più punti
e dopodiché si richiude, il materiale in eccesso viene automaticamente tenuto fuori. Okay. Questa provetta, una volta completa, una volta fatta, può essere conservata fino a 24 ore in frigorifero, dopodiché insieme al foglio del nostro invito compilato e firmato può venire riconsegnato dall'utente o anche da una persona di sua fiducia opportunamente delegata ai nostri centri, ai nostri punti di raccolta. Noi abbiamo diversi punti di raccolta attivi, Chiavari, Rapallo e Sestri, attivi tutti i giorni della settimana, e poi anche in sedi decentrate come Varese Ligure, Rezzo Aglio, Cicagna e Borzonasca, che sono attivi in diversi orari, tipo Cicagna 3 giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, gli altri poli 1 giorno alla settimana. A partire, sulla lettera c'è scritto tutto? C'è scritto tutto e c'è una novità: a partire dal 1 di gennaio 2017 gli utenti di Moneglia potranno consegnare il mercoledì mattina anche a Moneglia, quindi è un'ulteriore facilitazione per gli utenti di Moneglia, che potranno consegnare anche nel loro polo di residenza senza fare le gallerie venire a Sestri Levante. Altre cose importanti: che l'esame è molto accurato, il test è molto sensibile, quindi non vale più l'indicazione che il test va ripetuto 3 volte, ma basta una sola volta, il risultato del test è attendibile, cioè se è negativo è negativo, se è positivo invece occorre valutare più approfonditamente la situazione. Ecco, cosa succede? C'è l'analisi, esatto, fatto in laboratorio, e c'è un risultato. Esatto, in circa il 5% dei test effettuati il campione risulta positivo, ovvio, cioè vuol dire di sangue occulto non visibile ad occhio nudo, che però è rilevato dai nostri macchinari. In questo caso gli utenti vengono avvisati tramite raccomandata oppure anche tramite telefonata, e in questa lettera raccomandata o nella telefonata viene comunicata una data in cui è già fissato l'appuntamento per il colloquio con le specialiste gastroenterologhe. Anche in questo caso non bisogna spaventarsi, non è assolutamente automatico no. Che... No, assolutamente no, anzi la maggior parte dei sanguinamenti sono dovuti a lesioni banali, a ragadi come problemi emorroidari o magari problemi di sanguinamenti urinari. Magari spesso i pazienti non hanno l'accortezza di mettere la carta magari per separare le feci dalle urine, quindi magari un sanguinamento di origine vescicale da una cistite può essere confuso falsamente con una positività delle feci. E questo delle si feci. Stabilisce, lo si capisce dal test? No, risulta comunque positivo ed è comunque necessario che l'utente si vada a fare degli ulteriori approfondimenti, perché comunque anche in presenza di una patologia emorroidaria conclamata non è detto che non ci sia dell'altro, quindi ci sono spesso dei pazienti che ci dicono ma io le emorroidi sono positivo perché ho le emorroidi. Comunque non basta, ma bisogna fare un esame, la colonscopia in particolare, per vedere se ci sono altri problemi al di là di questo. E noi abbiamo un centro di secondo livello diretto dalla dottoressa Marina De Matteis, che è un centro di eccellenza in cui hanno gli appuntamenti, hanno le colonscopie poi tutti i nostri utenti, e devo dire che funziona molto bene, siamo soddisfatti. Lo screening è un percorso complesso, perché ci siamo noi che facciamo partire le lettere, che controlliamo i risultati, che controlliamo anche l'adesione, cioè quante persone in realtà... Avete un'idea della risposta da parte della popolazione? Sì, 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 certamente. Nel 2015 ha aderito circa il 42-43% delle persone che abbiamo chiamato. Sarebbe meglio un'adesione maggiore. Però insomma è abbastanza buona nell'ambito della Liguria. Chi non ha risposto lo richiamate? O... Sì, esatto. Quindi ci sono. Cioè, passano altri 2 anni e lo richiamiamo, a meno che la stessa persona non chieda in maniera formale di essere escluso. E comunque noi mandiamo anche dei solleciti, cioè persone, noi mandiamo il primo invito con la provettina, dopo circa 2 mesi che la persona non si è presentata, non ha consegnato, mandiamo una lettera di sollecito all'utente dicendo se per caso è ancora interessato. In questo caso non è allegata la provetta, ma l'utente viene a ritirarla presso i nostri centri. In caso avesse esatto, avesse esatto. Senza problemi. E mandiamo un sollecito anche per i secondi livelli, caso nella data in cui è fissato il colloquio, la visita con l'endoscopista, caso non si presentasse, noi mandiamo una lettera per ricordare l'appuntamento, eventualmente per fissarne uno successivo. Sì. Se anche ci in questo caso c'è una percentuale di chi comunque ha avvisato, ha fatto il primo passo ma non si è sentito di fare il secondo, anche di questo
tipo di risposta? Sì, diciamo che solitamente le persone alla fase successiva del colloquio, della la visita diciamo gastroenterologica, vanno in grandissima percentuale, posso dire più o meno quasi tutte vanno. E poi la strada invece dopo la visita, dove eseguire la colonoscopia, ecco, in questo caso abbiamo alcuni utenti che magari si rivolgono ad altri centri, allora in questo caso ci comunicano la data in cui hanno eseguito la colonoscopia, o almeno questo sarebbe il percorso ideale, poi magari capita che qualcuno non lo dica, ci comunicano la data in cui hanno eseguito la colonoscopia privatamente in un altro centro e noi provvediamo a inserire questa data nel nostro sistema informatico che tiene tutti i dati di tutti i nostri utenti. Arriviamo al 5%, c'è una possibilità di comunque tumore di prima non avanzato ma comunque già in fase di sviluppo, cosa succede? Viene fatta, come diceva la collega, una visita dal gastroenterologo, anche questa è una visita gratuita, tutto il percorso è gratuito e con il gastroenterologo valutando la situazione, adesso io non entro nel merito di cose che non facciamo okay. Noi, comunque può proporre la colonscopia oppure no, dipende dalla situazione e in realtà nel 2015 su questo non era proprio il 5%, era un po' meno di 4,7-4,8% di positivi, sono stati trovati 91 adenomi, quindi 91 lesioni che non erano ancora cancro, quindi 91 che persone però avrebbero potuto... che sono state è stato asportato il polipo, sì. L'adenoma durante la colonoscopia o in altra sede e quindi sono guarite completamente, poi fanno dei controlli successivi, anche questi sono tutti gratuiti e 9 casi invece era già una patologia tumorale, quindi più complessa, però era ancora sintomatico, eccetera. L'altra cosa che vorrei dire è che mentre le persone meno giovani aderiscono più facilmente a questo tipo di screening, le persone, cominciamo a 50 anni, non è frequentissimo nei cinquantenni, uno ha mille impegni, lavoro e non pensa a queste situazioni, però è bene che cominci, cioè questi le età sono determinate da studi epidemiologici, da studi e quindi è bene che anche a 50 anni se si viene questo chiamato... Questo, il fatto di sottoporsi anche a un'età abbastanza precoce come può essere 50 anni può già dare l'idea di come potrebbe, se un soggetto che potrebbe sviluppare no. Non serve. No, ci sono alcune persone, alcune patologie per quanto riguarda il colon, alcuni tumori di base ereditaria e seguono anche un percorso particolare, sono inquadrate in maniera diversa, anzi per queste persone con spiccata familiarità escono diciamo da quello che è un percorso screening, ma sono inquadrate in percorsi particolari con la gastroenterologia. Quindi sono già seguiti. Esatto. Questo per una storia pregressa del tessuto familiare. Familiari di primo grado, insorgenza in giovane età. Qualcos'altro da aggiungere per dire che comunque si tratta di un esame che aiuta parecchio, perché comunque le complicanze che poi possono insorgere non sono da. Anche perché poi quando diventa un tumore c'è l'asportazione di una parte di intestino abbastanza significativa, poi possono esserci cure successive che occorre fare, chimioterapia, insomma. Quindi a volte è un esame molto semplice, cerchiamo in tutti i modi di essere più vicini possibile alla popolazione, anche i medici di famiglia consigliano molto questo esame, difatti la lettera è firmata ovviamente non una a una ma dal medico curante, proprio perché anche i medici c'è un rapporto anche di fiducia maggiore, hanno aderito a questa. Le lettere c'è un periodo dell'anno in cui partono? No, arrivano tutte le settimane le facciamo partire, okay. Gli inviti sono più o meno su tutti i giorni dell'anno.
Bene, bene. Grazie di essere stato con noi. Grazie. State pure ancora comodi. Noi andiamo avanti con... Ringraziamo intanto la dottoressa Maria Paola Ferraccioli, che è responsabile della struttura complessa igiene e sanità pubblica dell'ASL 4, e la dottoressa Barbara Di Marco, che è responsabile appunto dello screening colon retto. Grazie di essere stati con noi. Andiamo avanti con il buon pomeriggio, ci stanno per raggiungere altri due ospiti e parleremo nel prossimo quarto d'ora dell'inaugurazione che è avvenuta questa mattina della nuova sede della CISL che a Chiavari ha visto anche la presenza del segretario generale della CISL Furlan. Vediamo il servizio e salutiamo i nostri ospiti e siamo pronti ad accogliere i due successivi. Da che cosa è scaturita l'esigenza di una nuova sede? È venuta questa occasione che si sono liberati gli uffici adiacenti all'asilo dove prima c'era il comune, gli uffici comunali, e abbiamo accolto questa opportunità e quindi in questo spazio di 500 metri quadrati, che sembrano tanti, ma insomma se pensiamo a 12 categorie e tutti i servizi poi alla fine sono sufficienti, però è importante perché abbiamo riunito insieme servizi e categorie. Complessivamente la CISL che forza ha a Chiavari nel Tiguglio? Quanti sono gli iscritti e quanti sono gli assistiti? Abbiamo 12.000 iscritti e abbiamo un po' di più pensionati, circa un 7.000 pensionati e il resto sono tutti lavoratori attivi. Quali sono i dati della CISL per l'area metropolitana di Genova? La CISL di Genova, area metropolitana, aggrega e rappresenta 56.000 iscritti. La maggioranza sono lavoratori attivi di tutti i settori, i merceologici, quelli più importanti, dai meccanici, quindi all'industria, ai lavoratori del pubblico impiego, della scuola, ma anche del turismo, del commercio e dei servizi. Perché ha deciso di venire a Chiavari? Perché è un evento davvero importante. Aprire una sede sindacale su un territorio significa stare nella comunità e offrire alla comunità tutta servizi, consulente, vicinanza. A Genova e in Liguria c'è una tradizione di presenza della Chiesa vicino al mondo del lavoro, a partire già dal Cardinal Siri. Secondo lei si sente ancora questa presenza ecclesiale? Direi proprio di sì, anche la stessa presenza del Vescovo a questa nostra apertura, a questa inaugurazione della sede, lo testimonia, ma lo testimonia anche nell'Italia intera. Vabbè, intanto... Sono entrato qua. Eccoci di nuovo in studio, eravamo già pronti a parlare del prossimo argomento con i due nuovi ospiti che ci hanno raggiunto. Siamo con Andrea Sanguinetti, segretario referente della CISL per quanto riguarda il Tiguglio, e Antonio Graniero, che è il segretario regionale della CISL. Buon pomeriggio e ben arrivati. Un momento di festa per voi, subito con Andrea, che oggi è stato un momento importante, era presente, abbiamo visto, anche il segretario generale della CISL, una conquista per lei. Comunque sì, la vostra associazione qui sul Tiguglio. Certo, anche perché insomma erano 30 anni in realtà che tentavamo di mettere insieme, non ci eravamo mai riusciti, i servizi e le categorie e anche dare più spazio ai servizi per poter meglio accogliere i cittadini, i lavoratori e i pensionati che ogni giorno vengono nelle nostre sedi. Eravamo in Piazza Roma prima, no? Eravamo prima in Piazza Roma, prima ancora in Corso Garibaldi, e negli anni 50 era in via Nino Bixio, una traversa di via Nino Bixio, una piccola saletta, ecco, a quanto ricordano gli anziani. E da questo punto di vista, insomma, abbiamo fatto un bel salto di qualità, anche perché comunque nella nostra sede i numeri sono importanti, nel senso 12.000 che insomma, comunque referenti. Soprattutto insomma, sono per quello che riguarda i servizi. Nel 2016 abbiamo fatto più di 6.000 pratiche di patronato, oltre 7.000 dichiarazioni dei redditi solo a Chiavari, quindi anche perché noi serviamo anche il bacino di utenza su Lavagna e nell'immediato entroterra. Qua vediamo intanto le immagini proprio dell'inaugurazione, sì, di questa mattina. Ci ha fatto anche piacere la presenza ovviamente del Vescovo, perché devo dire che il Vescovo è, insomma, Sua Eccellenza Tanasini è sempre vicino al mondo del lavoro, quando abbiamo avuto problemi grossi sia per quello che riguarda la Fincantieri e ultimamente anche per la Lames, il Vescovo è sempre stato vicino alle nostre problematiche. Ecco, Graniero, per la CISL comunque questo è una crescita anche dal punto di vista dei servizi. Cosa significa per una realtà quale quella del Tiguglio avere questo front office, diciamo così, questo luogo dove accogliere e dare servizi? Ma noi, lo dicevo anche stamane, l'azione del sindacato è duplice, perché noi facciamo
tutela collettiva attraverso la contrattazione, il rinnovo dei contratti, no? Per i lavoratori, i pensionati un po' meno perché non rinnoviamo contratti per i pensionati e dovremmo agire. Però anche sulle pensioni negli scorsi anni c'è stato da battagliare. Certo, ma abbiamo fatto un buon lavoro ultimamente, per i pensionati e per i lavoratori dovremmo agire con i governi sulla parte fiscale per alleggerire il fisco che pesa sugli stipendi e sui salari e sulle pensioni. E poi abbiamo l'altro argomento, è quello della tutela individuale. La tutela individuale che si esplica attraverso tre azioni principali, una è quella fiscale, lo diceva prima Andrea, le persone vengono da noi per la dichiarazione dei redditi e quindi per risolvere un problema che è burocratico ed è molto ingarbugliato, la questione del patronato, perché ormai le sedi INPS sostanzialmente sono chiuse, ci sono i numeri verdi, ci sono le trasmissioni telematiche che le persone non potrebbero fare, e attraverso l'assistenza legale, le vertenze che i lavoratori si rivolgono ai nostri uffici legali per essere tutelati nella parte del salario, che molte volte i contratti non vengono applicati. Aspettate. Giustamente. E quindi avere, certo, molte volte ci sono imprenditori che comunque, oppure attraverso il lavoro nero, attraverso, è una parte comunque che è importante questo, di tutela verso il lavoro. Beh, queste tre azioni nel nostro territorio è molto importante, uno perché abbiamo persone molto anziane e quindi l'invecchiamento comunque complessivo della regione ha bisogno di socialità del servizio, e quindi aprire queste sedi, di non farli percorrere un percorso tra uffici e quindi la burocrazia, aver concentrato in un unico ufficio significa tutelare proprio le persone deboli e quindi accompagnarle proprio in questo espletamento delle pratiche che loro vedono, e quindi è un fatto importante. Noi ne abbiamo aperti in questi ultimi anni solo nella provincia di Genova più di 4 sedi nuove, ex 9, e quindi stiamo continuando questa espansione territoriale per dare servizio, visto che la fabbrica diventa sempre più piccola e quindi il lavoratore deve essere tutelato dove vive e oltre l'orario di lavoro. Questo è il nostro motto per poterlo fare. Perché uno, se lavora, giustamente non può venire, non a, fare può venire a fare il servizio. Dobbiamo ampliare questa gamma e anche questa fascia di orario. Ecco, che spazi sono, Andrea? Lì prima c'erano gli uffici del comune. Sì, c'erano gli uffici del comune, adesso abbiamo, diciamo, i vari servizi che sono dal patronato, appunto per le pratiche pensione, non solo, ma anche legge 104, e poi abbiamo il centro assistenza fiscale a tutto tondo, anche perché noi teniamo la contabilità per le partite IVA. Questo, diciamo, è questa nuova rappresentanza che noi come sindacato vogliamo rappresentare anche le partite IVA, e poi abbiamo un servizio molto importante qua sul territorio che è quello di tenere là, diciamo così, le buste paga per le colf e le badanti, quindi diamo un servizio anche a quelle persone, a quelle famiglie che hanno la colf e la badante e che per fortuna vogliono mettere in regola la persona, e quindi noi gli offriamo l'assistenza fiscale. Ecco, vediamo proprio adesso il momento del taglio del nastro. Sì, 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 certo, bimbi, certo. Chi... E sono i nipoti di un nostro pensionato, e questa ringrazio ancora la famiglia Falcone, perché quello che avete visto adesso è una preziosa immagine della Madonna dell'Orto offerta appunto dalla famiglia Falcone. Questa è una scultura molto importante di questo notissimo. Comunque anche una presenza la vostra, che comunque da origini cattoliche, comunque, sì, sì, da, certo, un riferimento, sì, 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 che resta. Ovviamente la CISL è un sindacato laico, ma non possiamo non dimenticare che anche i padri fondatori e anche, insomma, i sindacalisti sono ovviamente cattolici e cristiani. Insomma, Pastore, che ha fondato la CISL, era sicuramente una persona molto, molto impegnata, ed erano impegnate anche nell'associazionismo cattolico i due, diciamo, storici della CISL degli anni 50 qua di Chiaveri, che erano Elio Presa, un sindacalista molto noto qua sul territorio e che era molto anche un rappresentante del Movimento di Comunione e Liberazione, e molto attivo in Azione Cattolica, era l'altro fondatore della CISL qua a Chiavari, che era, adesso mi sfugge il nome, Vittorio Gandolfo. Bene, ed ha voluto essere presente oggi, lo dicevamo all'inizio, il segretario generale Anna Maria Furlan, che è genovese, quindi giocava in casa, adesso è in trasferta per ovvi motivi a Roma, ed è stata intervistata da Alberto Viazzi. Sono stati diversi temi toccati, vediamo le
contributo video l'intervista di Anna Maria Furlan e poi affrontiamo proprio i temi che sono stati discussi nel corso dell'intervista. Vediamo. Lei è presente a Chiavari per l'inaugurazione di una sede locale, possiamo considerarlo un evento eccezionale? Perché ha deciso di venire a Chiavari? Perché è un evento davvero importante, aprire una sede sindacale su un territorio significa stare nella comunità e offrire alla comunità tutta servizi, consulente, vicinanza. In questo momento c'è tanto bisogno di stare insieme alle persone e offrire a loro percorsi per capire meglio le possibilità innanzitutto ai tanti giovani disoccupati in cerca di lavoro, ma anche ai giovani che vogliono magari essere consigliati per un indirizzo formativo, ai lavoratori, alle lavoratrici, a chi perde il lavoro, a chi ha paura di perdere il lavoro e ai tanti anziani che spesso nel nostro paese coincidono anche con poveri. Si sentono voci in tutte le direzioni, la crisi del lavoro e la crisi economica in Italia sta giungendo al termine? Ma sicuramente un po' di indicatori sono finalmente positivi, ma non basta. Abbiamo ancora tanti disoccupati, tante disoccupate. Le pensioni andranno riformate o no? Le pensioni le abbiamo già riformate attraverso un accordo tra CGIL, CISL, UIL e Governo che ha ripristinato la flessibilità di uscita, che ha riconosciuto una quattordicesima a tanti pensionati e pensionate che prima non la potevano avere e che ha scelto proprio di stare con i giovani rendendo gratuita la ricongiunzione dei contributi. Abbiamo un'altra fase di trattativa per argomenti altrettanto tanto importanti, però la Fornero l'abbiamo cambiata. E infine, per il contratto del pubblico impiego, quali sono i punti fermi per la CISL? Ma il 30 noi avremo questo incontro con il governo per fare, spero, un accordo importante innanzitutto per sbloccarla, la contrattazione pubblica che ferma da 7 anni. Un riconoscimento economico innanzitutto per i lavoratori e le lavoratrici, ma anche la contrattazione di secondo livello, quella da fare in ogni ospedale, in ogni comune, nei territori, in ogni ministero, perché quello è il vero strumento di produttività e di qualità del servizio. A Genova in Liguria c'è una tradizione di presenza della Chiesa vicino al mondo del lavoro, a partire già dal Cardinal Siri. Secondo lei rimane questa impronta della Chiesa? Si sente ancora questa presenza ecclesiale? Direi proprio di sì, anche la stessa presenza del Vescovo a questa nostra apertura, a questa inaugurazione della sede, lo testimonia. Ma lo testimonia anche nell'Italia intera, attraverso le parole di grande conforto per il mondo del lavoro, ma anche di sprone a continuare a essere attori di giustizia sociale che Papa Francesco riserva sempre ai lavoratori e alle lavoratrici italiane e di tutto il mondo. Allora Graniero, tanti temi sono stati affrontati nel corso di questa intervista, la contrattazione pubblico impiego è una di quelle che comunque pagine aperte in cui bisogna scrivere finalmente la parola fine per quanto riguarda quello immediato. Certo, c'è quella del pubblico impiego e di altri 9 milioni di lavoratori che hanno il contratto scaduto, viva Dio, 2 giorni fa è stato rinnovato un importante contratto, quello dei metalmeccanici per 1.600.000 persone, altri contratti si stanno per chiudere, ma quello del pubblico impiego, al di là del tanto tempo che 7 anni sono lunghi, che i lavoratori pubblici non hanno visto un aumento della busta paga, il problema vero è quello di riammodernare la pubblica amministrazione del nostro paese. Io la sogno un po' alla francese, dove la pubblica amministrazione è efficiente e dove molto spesso si scarica la responsabilità sui lavoratori che prendono la linea dei comando dai dirigenti. Quindi il vero problema è riformare la dirigenza, il pubblico impiego serve al paese perché parte del PIL del paese, ricchezza per il paese, penso soltanto a sburocratizzare, a dare immediatamente alle pubbliche, cioè alle aziende che vogliono arrivare i permessi immediatamente e non farli ritardi di mesi, già questo significherebbe far arrivare insomma aziende innovative nel paese anche dall'estero, molte volte le nostre vanno via, chiudono proprio perché la burocrazia e quindi poi c'è il tema della giustizia civile per la lungaggine che c'è nella giustizia
giustizia civile. Noi dobbiamo parlare a tutto tondo, ma un problema, lo voglio dire, il rinnovo del contratto del pubblico impiego sta anche a rinnovare la scuola. Sulla scuola bisogna fare un investimento paese, non bastano molte volte le leggi che i governi che si sono succedute hanno messo, ogni volta si fa la riforma della scuola, noi abbiamo bisogno di investire perché la scuola è il futuro del paese. Quindi non solo il contratto, ma un modo nuovo di lavorare nel pubblico impiego, nella pubblica amministrazione. Una valorizzazione anche di chi lavora, certo, all'interno. Bisogna rimettere al centro la persona e quindi il sindacato deve riportare questo. Ecco perché noi vogliamo rientrare, la legge Brunetta aveva fatto tutto affidato alla legge, la contrattazione bisogna riportare all'accordo tra le parti per mettere al centro il pubblico impiego che serve al paese, non solo la barzelletta del fannullone o di che quelli vanno cacciati. Quelli vanno licenziati purtroppo immediatamente, per pochi, ma non vanno presi ad esempio come se tutti i dipendenti fossero dei fannulloni nel nostro paese. Andrea, torniamo sul nostro territorio, ci abbiamo la conclusione anche di questo spazio dedicato a voi. Un altro tema è quello dell'immigrazione, comunque il Tiguglio, terra di immigrazione, da questo punto di vista anche la vostra presenza è importante. Beh sì, noi facciamo un servizio, insomma, solo nel 2016 abbiamo fatto un servizio a oltre 2000 immigrati qua sul nostro territorio. Da questo punto di vista devo dire purtroppo che l'accoglienza non è straordinaria e nemmeno ordinaria, nel senso che si potrebbe fare di più rispetto al problema dei profughi. Io credo che un territorio di 150.000 persone come è questo, avere poche decine di profughi qua sul territorio non sia un dramma, e non possiamo lasciare da sola la Chiesa e i parroci a risolvere questo problema. Io penso che devono essere in primis le amministrazioni e anche i cittadini capire che qualche decina di profughi sul nostro territorio non sono assolutamente un problema sociale. Altro tema è quello dell'economia, aziende importanti, l'AMES, Fincantieri, Arinox, comunque segnali di ripresa ci sono? Sì, i segnali di ripresa ci sono nelle grandi aziende come appunto Arinox, l'AMES e la stessa Fincantieri. Abbiamo qualche problema nel settore artigiano e nel settore dell'edilizia. Noi pensiamo che un po' di impulso all'edilizia potrebbe essere nella ristrutturazione delle case vecchie, nella ristrutturazione dei centri storici da una parte, e dall'altra finalmente partire con le infrastrutture che da un po' di anni a questa parte su questo territorio se ne parla molto, a partire dal tunnel della Val Fontana Buona a Rapallo, ma che purtroppo ci sono i finanziamenti, ci sono i soldi, è stato fatto il progetto, ma tutto è fermo. Non si hanno novità, avevate fatto anche una lettera comune? Noi abbiamo fatto una lettera comune di CGL e CISL e UIL, abbiamo presentato anche avvisi comuni insomma alla regione, abbiamo fatto anche un'iniziativa qua importante con i sindaci, però al momento la situazione delle infrastrutture è ferma, e non solo, abbiamo una situazione veramente drammatica per certi versi sulle strade dell'entroterra, nel senso che le vie di comunicazione nel nostro entroterra si fanno sempre più difficili perché le strade sono veramente disastrate. Avremo modo di parlarne ancora, certo, di questi volentieri. Argomenti, grazie ad Andrea Sanguinetti, grazie ad Antonio Graniero, è un momento importante per voi, ancora complimenti per il nuovo servizio che darete alla città di Chiavari. E per una nuova realtà, quella della nuova sede della CISL, ne parliamo di un'altra che ha aperto invece nella giornata di domenica, un nuovo centro dedicato alle famiglie che trova la sua sede in vicinanza di Piazza Mazzini a Chiavari. Ieri inaugurazione, andiamo a vedere il servizio. Chiavari diventa sede del centro famiglia per tutto il territorio del Tiguglio, un servizio attivato grazie alla collaborazione tra diversi enti, un aiuto che va ad integrare quanto i servizi sociali e sanitari già fanno per sostenere i nuclei familiari. Di fatto si tratta di un servizio nuovo, uno spazio dedicato alle famiglie dove coloro che hanno necessità appunto di un sostegno, una consulenza, avranno la possibilità di incontrare professionisti, quindi psicologi, educatori o appunto pedagogisti in grado di dare un sostegno, una consulenza, anche un orientamento per le famiglie, per i minori e anche i loro nonni. Oggi quindi ci sarà uno spazio anche per
laboratori, incontri informativi, e ha lo scopo appunto di incrementare quello che già è il servizio fornito dai servizi sociali e sanitari legati alle famiglie, quindi va a incrementare ulteriormente i servizi già in essere. Il progetto è stato realizzato grazie ad un finanziamento di 18.000 euro della Regione Liguria e di 23.000 euro del Comune di Chiavari. La collaborazione con i distretti sociosanitari di Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, l'ASL 4 Chiavarese e il Terzo Settore. Obiettivo principale è quello di dare sostegno ai genitori durante il percorso evolutivo dei figli partendo dalla prima fascia di età. I genitori e le famiglie potranno accedere spontaneamente e gratuitamente al servizio per partecipare alle attività proposte che saranno di volta in volta illustrate. Nel mese di dicembre partiremo con le fasce d'età dei bambini più piccoli, ma da gennaio ci sarà una programmazione che vedrà una serie di incontri per le famiglie legati a tematiche che riguardano anche appunto la fase dell'adolescenza e anche la fascia d'età invece dei 10-12 anni, la preadolescenza. Verrà dato un programma che verrà pubblicizzato nelle scuole attraverso la pagina Facebook e altri canali di comunicazione. Abbiamo visto anche le immagini di questa festa che c'è stata ieri a Chiavari, con tanti bambini che hanno avuto modo di divertirsi con i giochi proposti da questa nuova realtà. Noi voltiamo pagina, ci ha raggiunti nei nostri studi padre Costanzo Milesi, dei Frati Minori, conosciutissimo fino a quando c'era la presenza nel santuario di Sant'Antonio a Chiavari, e ci viene a parlare, non poteva mancare anche quest'anno, i mini presepi, il concorso dei mini presepi. Si è partito. Padre Costanzo? Sì, che cosa ti dico? Ti dico che appunto sono 35 anni che presento il concorso dei mini presepi, e cioè qui a Chiavari ormai è diventato una tradizione. Quindi nell'80, sei partito nell'81. Sì, l'81, e sono venuto nell'81, quindi sono 35 anni. E cosa mi rivolgo a tutti, a ragazzi, adulti, a costruire un piccolo presepe, non a disegnarlo così, ma a costruirlo per poi consegnarlo, lasciando piena libertà nella costruzione e usando le cose più semplici e naturali. Anzi, dico che appunto particolarmente l'impianto elettrico sia fatto perché sia ben visibile agli altri. Intanto sì, vediamo le immagini, credo dello scorso anno, quindi vediamo anche quello che in questi anni abbiamo avuto modo di seguire sempre. Sì. Ci sono però dei requisiti, le dimensioni. Dunque, sì, io vado e vedo questi piccoli capolavori che mi giungono, che sono opere di ingegno, di abilità, di fantasia e poi anche delle semplicità, perché sono dei bambini, ma che mi fanno capire che dentro questo soggetto dei presepi, ecco, porti un soggetto molto capaci, perché dimostrano l'amore e il servizio verso Gesù. Ecco, non c'è un tema, ma il tema è quello del presepe, del significato del presepe. Si lascia liberi. Poi io lo dico e ci tengo a dirlo, perché sono un frate francescano, e quindi francescano viene in mente San Francesco, che naturalmente lui è stato l'ideale costruttore forse del primo presepio, anzi è stato lui che ha costruito il presepio vivente a Greccio, ha invitato i contadini, gli operai, tutta la gente, andare con le lampade lì nel bosco di notte insieme a quei frati, hanno fatto rivivere, ecco, il realismo, ecco, della nascita di Gesù bambino. E perché ricordo questo? Perché ecco, oggi quando una donna deve partorire va in clinica e ci sono i dottori, c'è gli infermieri, ci sono fatte tutte belle cose, intendiamo. Ma io quando penso alla Madonna, a questa ragazza di 15 anni che andava da Nazareth fino a Betlemme stanca e alla sera non sapeva, perché c'era il caravanserraglio dove dormivano tutti quanti, e lei che doveva partorire questo bambino, che va lì, non so, in una stalla, e che
e che non c'è un letto, non c'è una coperta, non c'è un po' di roba calda, niente, che prendo questo bambino e lo mette lì su un po' di paglia nella mangiatoia. Ecco, San Francesco vuole far vedere la realtà. L'ha fatta vedere. Tanto è vero che lui, dopo il discorso che ha fatto per i suoi amici, per tutti coloro che erano venuti lì a Greccio, andate a casa, però passate nelle vostre stalle per dare una parte doppia del cibo che date, perché è proprio per questi animali, come c'è stato il bue e l'asino che hanno riscaldato con il proprio fiato Gesù Bambino, la nascita di Gesù Bambino. Sì, è così. Perché in questi 35 anni, presepi ne hai visto tanti, ricordiamo tanti. Che, allora, facciamo prima di cosa due dati tecnici per chi ci ascolta da casa. Allora, dove... possiamo chi lo fa, chi ecco, intende partecipare, ecco. Da quando a quando è possibile consegnare la propria opera? Giusto. Tutti possono farlo, non perché dico mini che sono riservate ai bambini, no, tutti, grandi e piccoli. Ecco. C'è solo massimo 80 per 90, il massimo. Ecco, il massimo, sì, il massimo 80 il per 90. Il minimo non c'è. Mi arrivano centinaia di presepi, però non so dove collocarli poi. Gli spazi sono qui. Ecco, è una cosa pratica. E poi, dunque, la consegna dovrebbe essere fatta dall'11 dicembre al 22 dicembre, ecco. Lì al convento, convento possibilmente santuario. Dalle 10 del mattino alle 12 e dalle 16 alle 18, perché c'è qualcuno, c'è che, comunque i volontari che trascrivono lì, ecco, questa. E poi ricordiamo chi è che decide chi è il vincitore, sostanzialmente. No, ecco, questo è una non cosa. Sei, non sei tu, padre. No, non sono io, anzi, mi voglio dire, a me a volte ho sentito, ma non mi hai regalato niente, non mi hai fatto un premio, niente. Ma io gli ho detto, non c'entro in queste cose, perché c'è un gruppo di persone. No, non c'è un gruppo. Tutte le persone che vengono hanno diritto a votare, cioè si dà un biglietto così in cui possono esprimere 5 preferenze, poi vengono messe lì e poi vengono catalogate e si fa un elenco, ecco, i primi. E alla fine chi ottiene maggiori preferenze, cioè, alla fine vince. Ma però dico, tutti saranno premiati, ecco, questa è la cosa, perché tutti hanno fatto il sacrificio di partecipare. E la premiazione, come di consueto, il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio. La premiazione giustamente la facciamo nella chiesa di Sant'Antonio, santuario di Sant'Antonio, e ci sarà il coro antoniano, i gruppi delle scuole che canteranno tutti per dare maggiore solennità. Ecco, tanto sei sempre il direttore del coro, sì. Quindi anche quest'anno c'è da... sempre, finché c'ho la vita, ecco, continuo a stare lì a... Sì, e poi non so, ecco, così... Ecco, dicevo, la cosa, ero partito dalla domanda, in questi 35 anni, sì. Ricordarli tutti ovviamente è impossibile... Ma hai fatto un conto statistico? No, ti dico soltanto quello dell'anno scorso. Io dico, mi è venuta una persona, una mamma, dunque, che aveva una pila di riviste grosso, alto così, e si è messo lì, gli ho detto fammi un presepe. Dunque, la genialità di quella donna lì ha trasformato queste riviste in un presepe eccezionale, veramente eccezionale, che io lo guardavo e dicevo, ma come hai fatto a farlo, come hai fatto? E così poco per volte fatto tutto di carta, personaggi, lago. Che anche ogni anno trovare l'ispirazione, sì. Facile per chi comunque tutti gli anni partecipa. Ma guarda che l'intelligenza, l'abilità, il genio di tante persone, perché quando mi arrivo, ma l'hai fatto tu? E come l'hai fatto? Così con, non so, fili di rame, con le pannocchie, con il grano, con i tappi, così, con le cose più semplici che dico, ma come mai è riuscito a fare e a trasmettere la natività?
Sì, che poi può essere anche un'occasione per la famiglia, il bambino sì, che con il genitore inizia a lavorare sì, insieme, anche un modo per prepararsi comunque a Natale. È bello proprio anche per quello, perché io vado nelle classi dei ragazzi e gli stimoli, gli dico fate, se non siete capaci fatevi aiutare la vostra mamma, lo zio, nipote, papà, eccetera, eccetera. E quindi sono le famiglie poi che preparano questo presente. Veremo a vedere, poi prima per Natale. Grazie di essere venuto da noi, padre Costanzo, e ti troviamo comunque in questi giorni, sei al santuario. Ti ringrazio, io vado avanti e indietro perché sono ricco, vado avanti e indietro. Però ecco, vi ringrazio della vostra partecipazione e faccio l'augurio di pace e bene per tutti e di San Francesco. Grazie padre Costanzo, stai seduto. E adesso ci avviamo alla conclusione del nostro buon pomeriggio. Quello che andremo ad affrontare dopo è il tema del porto di Chiavari con il presidente di Marina Chiavari, ma vediamo proprio in merito al porto un prossimo intervento che dovrebbe essere realizzato sulla diga foranea. Ce ne parla il sindaco e poi vedremo di parlare dell'attività di Marina Chiavari insieme al presidente. Siamo stati anche in Regione Liguria, abbiamo fatto una conferenza di collegio di vigilanza di cui il sindaco è presidente ed è anche presente la Regione e i nostri funzionari, in cui la stessa Tigullio Shipping insieme ai loro funzionari anche della banca che ha finanziato per diminuire la risacca nel nuovo porto, perché il vecchio porto, quello di Marina Chiavari, è molto ben protetto, chiedono la realizzazione di un piccolo molo in massi naturali, cosiddetto ricciolo, perché ha forma di un ricciolo, all'ingresso del molo di sottoflutto. Quello però è un'opera che, se sarà valutata positivamente dall'ambiente marino costiero della Regione, se tecnicamente sarà ritenuta fattibile, a proprie spese, nell'ambito di una piccola modifica dell'accordo di programma, potrà essere realizzata da Tigullio Ship. Però questa è un'opera in più aggiuntiva. Questo intervento è in funzione anche di una maggiore fruibilità dei posti, la cui difficoltà della vendita comunque rimane. Ma la difficoltà della vendita, io non sono un esperto, quindi posso parlare da sindaco, a quanto dicono Tigullio Shipping e i loro uffici vendita, hanno difficoltà un po' in questi anni per la crisi che c'è stata, la tassazione che il mondo della nautica ha avuto, i problemi fiscali e quant'altro. In più, questo problema della risacca, penso che per chi debba acquistare un posto barca sia anche esso abbastanza rilevante. Questo lavoro, piccolo lavoro che dovrebbero fare, dicono dovrebbe ridurre questo problema dell'80-90%, però io non sono un esperto, adesso devono fare degli studi in vasca, farseli approvare, li verificheremo attraverso la Regione, se ci sarà da modificare l'accordo di programma si modificherà. La cosa che voglio sottolineare è che comunque l'equilibrio finanziario e economico dell'operazione nulla e rimane totalmente inalterato. L'equilibrio che avevamo approvato a suo tempo nel 2013. E dunque questo è un possibile intervento che potrebbe interessare il nuovo porto di Chiavari per eliminare il problema della risacca. La competenza è adesso agli uffici della Regione, che dovrà valutare o meno se è fattibile o meno questo intervento. Ci ha raggiunto nei nostri studi Gian Alberto Mangiante, che è presidente di Marina Chiavari. Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Presidente da quasi 2 anni di Marina Chiavari, quindi è stato giorni scorsi l'occasione per fare un po' il bilancio di quello che è stata l'attività di questi anni ed è, si può dire, comunque un bilancio positivo, Presidente. Sì, è sicuramente un bilancio positivo, al di là di quelli che sono i numeri che emergono dalla breve relazione sintetica che abbiamo presentato all'amministrazione comunale. L'aspetto fondamentale, che dicono sicuramente i numeri, che c'è stato incremento sia in termini di fatturato, in termini di presenze, che forse è l'aspetto più importante per quanto riguarda la ricaduta poi diretta sulle attività commerciali e non del territorio. Non sono stati anni facili questi per il porto? Non sono stati anni facili, perché è stato oggetto di una grande ristrutturazione che ha previsto addirittura un ampliamento di quasi il 25% della portata degli ormeggi e di conseguenza coloro che utilizzavano il porto sicuramente hanno vissuto con dei disagi di trovarsi all'interno di un cantiere.
Dicevo, al di là dei numeri che poi sono un po' freddi e devono essere tutti interpretati e che tutto sommato confrontano due annualità che non sono proprio omogenee, perché il 2015 vi erano ancora delle parti del porto che dovevano trovare avvio, il 2016 viceversa è un anno che diciamo nella sua completezza riflette esattamente quella che è la potenzialità di questo porto. Quindi dicevo, al di là di quelli che sono i freddi numeri, l'attenzione secondo me va portata su quelle che sono le attività fatte, ma soprattutto quelle da fare, perché è inutile guardare al siamo passato. Siamo stati bravi, ma se poi non... Non serve a niente, bisogna sempre guardare a domani ed essere sempre nella condizione di migliorare, perché tutto è migliorabile, tutto è perfettibile e al tempo stesso portare nuove possibilità, nuove iniziative per il miglior funzionamento possibile di tutta l'area. Ecco, andiamo a parlare delle iniziative che sono state fatte. Facciamo un punto un po' sullo stato dei lavori. Manca ancora qualcosina, ma il porto, in quello che era il progetto iniziale di ampliamento, al 98% è finito? Direi assolutamente di sì. Diciamo che le zone nevralgiche che effettivamente richiedevano una rapida e immediata riapertura erano quelle ovviamente dell'area Lagi, ma anche e soprattutto quella dell'area della zona lavori, che abbiamo aperto nella tarda estate del 2015, che è stata fatta oggetto di un regolamento specifico, regolamento che adesso subirà un'importante modifica richiestaci soprattutto dalle categorie economiche che operano all'interno del porto, nel senso di prevedere la possibilità di effettuare lavori di rimessaggio per un periodo molto prolungato nel tempo, in modo da dare, quindi occupare quell'area, quell'area che già ha un ottimo grado di occupazione, però questo va incontro a determinate richieste che specificamente le categorie ci hanno chiesto e che noi abbiamo immediatamente raccolto. Anche adesso, perché se non si fa lavorare chi ci lavora nel porto è naturalmente l'attenzione deve essere assolutamente alta, infatti siamo sempre a disposizione per recepire delle richieste, dei miglioramenti che ci vengono fatti soprattutto da chi opera all'interno della zona. Manca il bunkeraggio, diciamo il distributore, e la zona dei pescatori, dove poi ci sarà il mercato del pesce, se non ho... Esattamente, questi sono ancora i lavori che devono essere completati all'interno dell'area e poi il porto può essere definito perfettamente operativo, esattamente. Lavori del porto che interesseranno anche un luogo simbolo, e questo parliamo adesso dei progetti futuri, la torretta che troviamo all'imboccatura del porto, ci sarà un restyling. Allora, restyling come è stato un po' l'avvio di questo nuovo porto? Perché parlo di avvio? Perché abbiamo ritenuto di effettuare iniziative dal punto di vista formale ma anche sostanziale, quindi un nuovo logo che riprendesse un po' tutte le tematiche che avevano ad oggetto gli interventi che sono stati fatti, e per completare anche la torretta che verrà completata con una pitturazione che riprende i colori di Chiavari, per ancora una volta di più certificare quello che è l'unione del porto con la città stessa. Ecco, ed è un po' diciamo il filo conduttore che ha mosso la presidenza in questi ultimi anni, comunque Marina Chiavari, quello di prima magari il porto era visto a sé stante, distaccato dalla città, adesso con eventi, con il coinvolgimento di tante categorie, passiamo agli studenti o i commercianti, si cerca di non fare separare queste due realtà, cioè di unirle. No, sarebbe veramente sbagliato, sarebbe controproducente e non avrebbe soprattutto l'esatta riflessione di quello che è la realtà del porto stesso. Perché dico questo? Perché abbiamo la fortuna di avere un porto perfettamente integrato con la città. Sarebbe veramente... Sì, la ferrovia passa a monte ancora rispetto ad altre realtà. La ferrovia passa a monte, ma è anche un elemento aggiuntivo di questo beneficio, perché praticamente pensiamo a coloro che vengono da fuori, hanno la possibilità di raggiungere Chiavari con collegamenti ferroviari e da lì in 50 metri si è dentro il porto. Quindi
Dicevo, il porto è veramente integrato con il tessuto cittadino e sarebbe proprio una dispersione di elementi positivi non cercare di integrare. Alla luce di questo abbiamo fatto delle fidelity card, abbiamo fatto che raccolgono delle convenzioni con le attività commerciali per poter offrire a coloro che sono tanti e sono sempre di più quelli che vengono, ci chiedono gli ormeggi durante la stagione estiva, ma non solo, di poter avere delle agevolazioni da parte delle attività economiche che operano sul territorio di Chiavari, quali per esempio ristoranti, alberghi. Quindi non solo porto, ma comunque un legame, una fidelity card in questo caso che non riguarda solo le attività che sono all'interno del porto. No, perché il proprietario dell'imbarcazione è vero ormeggia all'interno del porto e deve essere in grado di poter usufruire di tutti i servizi del porto, poi però fa innegabilmente un accesso al centro cittadino che è quanto mai accogliente, che è quanto mai ricettivo e quindi vedrà i negozi, consumerà nei bar, alloggerà eventualmente in qualche albergo o consumerà pasta in ristoranti, quindi tutte le attività sono coinvolte in questo tipo di iniziative. Diciamo anche gli studenti che sono stati chiamati in causa in diverse occasioni. Questo è uno degli aspetti delle aree tematiche che mi sta più a cuore, cioè il coinvolgimento di coloro che saranno domani futuri cittadini, che saranno loro direttamente a amministrare la città e quindi tutte le attività della città stessa, o saranno semplici fruitori delle bellezze della città. L'anno scorso abbiamo fatto nell'ambito dell'evento il porto al centro, che ha avuto fra l'altro anche grandissima risonanza a seguito della prima regata tutta al femminile che quest'anno ovviamente ripresenteremo e riproporremo. Avevamo presentato questo concorso di idee con tutte le scuole del territorio di Chiavari, che ciascuna secondo la propria specifica peculiarità aveva portato delle iniziative che avessero attinenza con il vivere il mare da parte delle persone. Questo ha portato delle idee veramente divertenti, anche stimolanti, che alcune le abbiamo prese, le stiamo sviluppando per rendere proprio una esecuzione dei progetti che sono stati presentati. Quindi non rimane in lettera morta come a volte capita in concorsi di idee che poi alla fine... No, nella maniera più assoluta, e avremo proprio piacere di associare l'iniziativa alla singola scuola in modo che sia proprio una dimostrazione tangibile di quello che è il coinvolgimento della cosiddetta area giovani alla gestione del porto. E un altro punto forte del porto di Chiavari è la sua accessibilità, è stato fatto tanto in questi ultimi tempi, pensiamo alla spiaggia per disabili, la spiaggia per tutti, gestita dall'Acquarone, dal villaggio, dall'ANFAS, il sollevatore, non si finisce qui. No, non si finisce qui, abbiamo fatto tanto, mi picco di dire che abbiamo fatto più di tutti quanti, perché attrezzeremo un'area che non ha... Intanto, interrompo, stiamo vedendo proprio l'inaugurazione del sollevatore, il giorno dell'inaugurazione di questo strumento. Intanto spieghiamo che cos'è. Dunque, il sollevatore consente di poter accedere direttamente alla imbarcazione dal molo dove è ubicato, quindi la persona diversamente abile con un'adeguata e apposita imbragatura può essere posata all'interno dell'imbarcazione. Non è una cosa scontata questa. No, allora questo è un aspetto veramente, diciamo così, un po' negativo della nostra società civile, perché ci meravigliamo di queste cose che viceversa dovrebbero essere all'ordine del giorno, dovrebbero essere la normalità e purtroppo invece non lo sono e quando si verificano inaugurazioni o investimenti in questo senso, vi è stupore e viceversa dovrebbe essere, come torno a dire, l'assoluta normalità. Però dico, non ci fermiamo qui, perché abbiamo già in previsione di predisporre un'apposita piattaforma con uno scivolo dove la persona diversamente abile autonomamente può
arrivare al livello praticamente dell'imbarcazione e con adeguato ovviamente aiuto può direttamente collocarsi sull'imbarcazione stessa. Questo è un'iniziativa che poi ragionevolmente in sinergia con il Circolo Nautico e la Lega Navale, che insieme a noi poi gestiscono queste attrezzature, sarà il presupposto per effettuare o gite in mare, uscite in mare specifiche o addirittura veri e propri corsi per le persone che ne fossero interessate. Ecco, che tempi avete per... Questo lo realizziamo sicuramente nel primo trimestre del 2017. Quindi per la stagione entrante sicuramente sarà un'area assolutamente in uso. In Liguria dove lo troviamo? Un altro? Troviamo una gruetta di questo con caratteristiche analoghe alla nostra nel porto antico di Genova. Fanno iniziative anche tramite Assonautica di Genova, molto interessanti, quindi in concorso con Camera di Commercio di Genova, molto interessanti e hanno un grandissimo successo. Il sollevatore stiamo parlando. Il sollevatore. Mentre invece quello... la piattaforma non c'è neanche al Porto Antico. Ecco, avremo modo di venire per fare festa insieme alle associazioni per questo nuovo traguardo del porto di Chiavari. Grazie al presidente di Marina Chiavari, Alberto Mangiante. È finita questa prima puntata di questa stagione del Buon Pomeriggio, che ritorna domani 14:30. Vi lascio adesso ai programmi della rete. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.